Davide Sbrogiò, buonasera. A te. Buonasera. Attore teatrale da 20 anni. Sì, perché... Sei augustano? Sì, ben pochi sanno che questa città ha dato i natali a degli attori di teatro, però è così, sì. Lavori in Sicilia come anche a Roma? In questi ultimi anni prevalentemente in questa regione, con enti pubblici e privati. Mi riferisco all'Istituto Nazionale del Dramma Antico, quando andavo in scena gli spettacoli del Teatro Greco di Siracusa, parlo poi di altri circuiti che sono stati il Teatro Stabile di Catania. Negli anni invece addietro mi è capitato anche di lavorare con compagnie nazionali, quindi ciò voleva dire spostarsi da questa terra e prodigarsi in tournée molto lunghe. Giusto ieri c'è stato un grande debutto per te, a Noto, con la rassegna Atto Unico, sì. Con uno spettacolo dal titolo Il Contrabbasso. Sì, è un autore tedesco, Patrick Süskind, ed è un testo che da tempo volevo affrontare. Si tratta di un monologo che mi ha impegnato per 56 minuti di fila sul palcoscenico, però con grandissima soddisfazione. Accanto a me Antonio Aiello, un contrabbassista. Era la storia appunto di un musicista un po' sfortunato che vive questa condizione di gregario in un'orchestra di Stato, lì dove il contrabbasso diventa la metafora di un'esistenza un po' alienata e priva di soddisfazione. Complimenti. Grazie. La tua collaborazione con Anna non comincia a questo festival? No, abbiamo lavorato diverse volte in teatro, ricordo Una morte di Agamennone di Alfieri alcuni anni fa, diversi anni in un teatro catanese che è il Piccolo Teatro di Catania. Siamo amici da moltissimo tempo e oggi ci ritroviamo in questa insolita veste di spettatori. Ti chiedo scusa, di presentatori. Io ti chiedo la tua idea, non da presentatore, ma la tua idea personale del Festival Sciortini. Devo essere molto sincero con te. Negli anni passati ne sentivo sempre parlare, ma non sapevo esattamente cosa fosse. Quest'anno si è presentato l'occasione di presentarlo e finalmente ho potuto capire di che pasta è fatta questo festival. E il mio giudizio non può che essere positivo, perché vedo dei giovani finalmente determinati in una città che non si prodiga molto in attività culturali confrontarsi con qualcosa di estremamente serio. E questa è una realtà molto molto bella e per me è un vero onore oggi essere qui con loro. Lo dico senza retorica, ripeto, in una città che di questi eventi ne dovrebbe fare diversi nel corso dell'anno. Il grido dei nostri giovani. Il grido dei nostri giovani, lo sono stato anch'io un tempo e sognavo anch'io loro, però vedo che sono molto molto determinati. Molto fattivi. Molto, molto. Io ti ringrazio, Davide. Grazie a te davvero. Buona avventura. A voi, a presto, buon lavoro.